Questi sono alcuni mezzi che utilizzo giornalmente per fare i miei spostamenti e lavoro. Spesso e volentieri sono anche molto molto inquinanti. Mi manca giusto qualcosa di comodo, veloce e non troppo rumoroso. Apriamo. Signori, date il benvenuto al Ninebot Go-Kart Pro. Attenzione che questo giocattolino veramente costoso ha vinto il Design Award 2019 e il Red Dot Award 2018. Quindi speriamo che valga i soldi spesi. Tagliato, adesso devo aprire la scatola. Guarda che bello che è, mamma mia! Ma scusa, sembrerebbe già tutto montato. Raga, ho provato ad alzarlo, pesa talmente tanto che ho letto le istruzioni, infatti c'è scritto di tirar via la scatola. No, non ci credo. Ci guarda quanta roba c'è dentro. User manual, non ce ne frega niente. Qua abbiamo l'alettone, madonna mia. Questo qua dovrebbe essere quella specie di sedile che si tiene tra le ginocchia, perché questo go-kart utilizza il motore del Segway. Dopo vi spiego. I cosi per agganciare l'alettone, credo. Questi qua sono i cavi, i cavetti per l'alimentazione. Qua abbiamo dentro delle pile, delle brugole e tutte delle chiavette per montare il tutto. Ma una cosa molto molto interessante che io pensavo fosse un elemento aggiuntivo da comprare è la cassa Bluetooth che si mette sul go-kart. E a cosa serve? Praticamente questa qua la agganci sotto al volante e ti dovrebbe simulare il rumore del motore, perché dato che è elettrico non dovrebbe far rumore. Invece con questa qua la fai diventare una Lamborghini. Bene, è arrivato il momento di tirare via il cellophane al bestione. Allora, visto così sembra una schifezza o una roba per bambini, ma vi assicuro che adesso diventa più bello. Qui per terra ho raccolto tutti i materiali per far funzionare il kart. Ora facciamo un piccolo tour di montaggio. Primo passo, aggiustare la lunghezza. Secondo passo, sistemare il volante. Mettere alettone. Cassa Bluetooth. Accensione, raga. Dai che ci siamo. Allora, qua dietro ci sono due cavetti da collegare e poi qua c'è il bottoncino da premere. Qua davanti vanno un bel po' di pile. No, non ci credo, raga. C'è la cassa, praticamente, sentite che rumore fa. No, ma questa qua io guarda, non ci riesco a credere. Ok raga, dovrebbe essere tutto a posto. Adesso faccio il peering con il telefono e poi accendiamo. Ci sarebbe anche da fare l'aggiornamento software, ma noi ce ne sbattiamo le palle perché voglio usarlo. Vedo che sta funzionando e funziona già fin troppo bene. Adesso mini tour di tutte le sue funzioni e poi lo accendiamo seriamente, raga. Mamma mia! Allora, già c'ho caldo. L'acceleratina lì di un metro, ma già gasato, ve lo dico. Questo qua è il kart. Come vedete, non è per mega adulti, perché io sono alto 1,75. No, sono più alto. Perché io sono alto circa 1,78, però vabbè, se sei tipo 1,90 non puoi salire. Chiaramente, come la macchina, qua abbiamo acceleratore. Porco, guarda che torno indietro. E da questa parte qua a sinistra abbiamo il freno. Se schiacci due volte il freno, sentite uno strano suono che rompe le palle. È la retro, come nei migliori moletti. Infatti se adesso schiaccio l'acceleratore, vado indietro. Due tap sul freno per tornare in avanti. Da questa parte qua abbiamo un volante ergonomicissimo. Come vedete è quadratino come la nuova Tesla. Tiriamo via anche questo stronzo. E ci sono anche i comandi. Praticamente tu con questa levetta rossa vai su, giù, su, giù, su, giù e cambi eco, strada, sport. L'ultimo è corsa. Qua così abbiamo una levetta che ti permette di fare il freno a mano. Come vedete qua attorno abbiamo tutta la struttura di minigonne per l'aerodinamica del kart. In realtà sono solo cose estetiche. Adesso io mi sono seduto velocemente, ma guardate qua. Cintura di sicurezza. Mamma mia, l'hanno fatta verde fluo, così se ti perdi in giro vieni riconosciuto subito. Qua come avete visto prima c'è il tasto di accensione, c'è il segnalamento della batteria, c'è Bluetooth, c'è il limitatore di velocità, perché adesso è impostato sulla velocità base. E qua ci sono due strap, raga. Adesso vi faccio vedere a cosa servono. Vi ricordate che all'inizio vi ho fatto vedere quel coso qua, che è quello da mettere tra le ginocchia per guidarlo? Ecco, praticamente lui è il vero Segway. Questo qua è soltanto il kit kart. Adesso vi faccio capire. Praticamente, signori, questo qua è il Ninebot S-Max. Attacchiamo il suo sellino, che in realtà non è una sella, ma è solo per manovrarlo. Chiaramente qua sotto vanno messe le viti. Da kart passi a S-Max. Praticamente hai un S-Max che funziona perfettamente ed è nuovo. Insieme al kit, quindi c'è incluso anche questo. Ma noi, come ben sapete, non siamo qua per questa schifezza, signori. Ho quindi rismontato l'overboard e l'ho rimesso al suo posto. Come vedete, ci vogliono solo pochi minuti. Kit kart impostato, adesso accendiamolo veramente, raga. Tienimi la telecamera. Ah, a proposito, come vedete mi sto facendo aiutare.
Ce l'hai, sì. È uguale a me, raga. Vabbè, così. È così, per risparmiare due di me. Puoi salire su un kart, raga, senza casco. Nelle istruzioni c'è scritto, puoi usare anche quello da snow. Questa qua è la modalità base. Iniziamo a vedere quanto spinge e quanto è efficace. Schiaccio proprio a tavoletta. Il primo settaggio va ad un massimo di 18 km all'ora, infatti questa modalità è consigliata soltanto a bambini o neofiti. Ma non preoccupatevi perché il bello deve ancora arrivare. Ivan Giussani. Ma zio! Ci mette un po' a partire, guardate. Ci mette un po'. Diciamo che già spinge un pochino, ma relativamente poco. La verità è che non va un cazzo. Passiamo a quella dopo. Adesso impostiamola sulla Sport, che è 28. Dopo però ci sarà questa, 40. Iniziamo col 28, raga, che non voglio ammazzarmi, eh. Boom, proviamo nella modalità Sport, raga. Pronti partenza, via. Oh! Hai visto quanto stava andando o no? E non siamo ancora alla velocità massima. È impossibile che questa cosa qua va così veloce. Praticamente sono costretto a fermarmi prima di raggiungere la massima velocità, perché sennò mi schianto. Raga, è assurda. E siamo solo nella categoria Sport. Madonna mia. Voglio comprare subito 18 e fare la gara con tutti gli youtuber. Ma che, ma mi rendete conto? Cioè, vi rendete conto un cosino così piccolo a quanto cavolo va? Manca ancora quella rider che proveremo adesso. E per l'occasione non la proviamo qua, perché rischio veramente di andare a sbattere contro le cose. È troppo, troppo una figata. Per catturare i momenti più belli ho anche deciso di attaccare due Insta360 modello X3. Non so se vi ricordate il video dei pacchi da 6200 euro. Le ho fatte vedere proprio bene tutte le sue funzionalità. Adesso ne ho messa una davanti e una dietro. Tiriamo via il cappuccio. Con questa modalità dovrei riuscire a riprendere bene sia davanti che dietro, perché appunto lei è 360. E tramite il programma apposta puoi selezionare esattamente dove guarda l'inquadratura dopo che hai fatto il video. Tra l'altro il programma c'è sia su PC che su smartphone, cioè una roba incredibile. Per l'occasione, raga, vi lascio anche il link in descrizione. Fino al 14 dicembre c'è lo stick in omaggio, nel caso pensateci per il regalo di Natale. Ora accendiamo. Tastino di accensione, rec, sia davanti che dietro. Partiamo. Dopo comunque faremo anche altre inquadrature. Passiamo alla modalità più veloce, 40 km all'ora. E per l'occasione, signori, mettiamo su anche i guantini del nostro amico Torquatino Testa. Un bel vero pro rider. Sono un po' piccolini però, è tanto. Oh, partiamo, signori. Mamma mia. Mi mando anche il tipo delle foglie. Ma hai visto la velocità? Cioè, è una Tesla! Mamma mia! È troppo veloce! 41 km all'ora, madonna mia! Ma va un botto, cioè, hai visto? Cioè, no, raga, è una roba, è assurda. Io adesso, che tra l'altro poi non ho neanche acceso la cassa per far sentire il rumore finto, però è una cosa devastante, bellissima. 1900 euro meglio spesi di tutta la mia vita. Cibo, questa non è come le robe normali che vengo giù di solito, eh. Questa qua è, va una bomba. Il grembiule, posso? Certo, però ti vola via il grembiule, te lo dico, eh. Schiaccia tutto, perché secondo me rimani di merda. Cioè, ho già tirato tra i bestemmi, ragazzi. Guarda che va tanti, è come una testa. Che cazzo va? Hai visto? Altro che Mario Kart. Ma si vede dal video che vado forte. Madonna, mi tremano le mani, cazzo. Potevi lasciarmi un po' di foglie però, che facevo la natura bella. Scusami, anche te. Chiama indietro il tipo che le raccoglie. Io lo conoscerei perché è abbastanza, ormai sta diventando noto. Ivan Giussani. E scusa, chi conosci tu? Ivan Giussani. Ivan, vieni subito qua a provarlo. Grande la zia. Ti faccio provare una cosa che tu non hai mai provato nella tua vita. Ok, arrivo, dai, ciao. Dai, ciao. Guardalo il bestione! Mamma mia, che macchinetta che hai comprato, zio! Ti piace? Com'è? Mamma mia! Bomba. Io ti ho chiamato al volo perché guarda qua, il Ninebot Pro! Ma sai che è bello, figa? È bellissimo, guarda la lettura, lo spoiler davanti. Io ti dico, non ti faccio neanche vedere, provalo tu, voglio vedere la tua reazione in faccia. Proprio. Secondo me tu non hai idea quanto va questa cosa qua. Tu dici, vabbè, sei un cartellino, cioè sono abituato ad andarci due carte. No, te l'ha regalato? Cazzo. Allora, tieni schiacciato il freno. Adesso lo provi, è già in modalità la più veloce, 40 all'ora. Io voglio proprio vedere la reazione di questo bastardo qua. Io adesso! Ma quanto cazzo va? Dobbiamo darci in giro a tutti. Voglio
acceso anche poco, zio. È acceso, vedi la luce blu. Sai cosa vuol dire la luce blu? Vuol dire solo colore. Ma è una cassa sta roba? No, ti prego, mettilo. Ma zio, c'è con il suono, raga. Ma guardalo, guarda. Madonna mia. No, ma è troppo bello, io non ce la faccio. Devo comprarne 6 e fare la gara nel mio magazzino, raga. 200.000 like, lo faccio.